Buongiorno a tutti, benvenuti a questa prima giornata del Virtual Reality Experience Festival che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra aula magna di Unità Elma Sapienza. Abbiamo qui l'organizzatrice, la dottoressa Mariangela Matarozzo, al quale ringrazio e darò la parola a brevissimo. E faccio un piccolissimo ringrazio ovviamente il rettore per il suo video introduttivo e non posso che ringraziare anche il nostro ufficio tecnico e l'entourage per l'immenso lavoro che hanno fatto per l'organizzazione di questa giornata. Un paio di parole riguardo i panels di approfondimenti che andremo a vedere nella giornata di oggi. In questa giornata saranno presenti queste quattro simposi, quattro talk. Parleremo inizialmente delle tecnologie emergenti della salute e della medicina, in cui vedremo l'utilizzo della realtà virtuale applicata nelle neuroscienze e soprattutto nel campo della riabilitazione. Avremo diversi ospiti. Seguirà una masterclass sulle nuove tecnologie a servizio dei giovani e poi parleremo di etica, tecnologie emergenti e il marketing con realtà virtuale XR. Quindi parleremo di tematiche che vanno dalla scienza alla cultura alle arti. Concluderemo con un'ultima talk, come costruire l'esperienza della realtà virtuale per i beni culturali. A tal proposito darei la parola all'organizzatrice di questo bellissimo festival, alla seconda edizione del 2020, la dottoressa Mariangela Matarozzo, che Grazie, ringrazio. grazie. Posso togliere la mascherina? Puoi togliere la mascherina. Benissimo. Allora, grazie di essere qui, grazie di seguirci e soprattutto grazie al magnifico rettore Antonello Folco Biagini che ci ha dato la possibilità di poter essere, devo dire, nel luogo vocato, perché proprio il luogo in cui si esprime la volontà, la ricerca di guardare anche oltre e utilizzare quindi, no, ricercare quindi come le tecnologie, in questo caso emergenti, immersive, possano dare un ausilio, un contributo. E devo dire che questo è il secondo anno che ospitiamo una talk sulla medicina e abbiamo visto come nel corso del tempo, e poi saranno loro ovviamente che in maniera molto più ovviamente adeguata racconteranno l'esperienza. Un saluto particolare anche al professore Salvatore Maria Aglioti, il quale non è qui con noi perché è malato, auguriamo pronta guarigione. Che dire, Gaetano ha brillantemente introdotto quelli che sono i temi che affronteremo oggi qui in Aula Magna Unità Elma Sapienza. Sono per noi argomenti importanti, lo ha accennato il magnifico rettore e quindi ci teniamo molto a riflettere e a dare un punto di vista che possa abbracciare appunto ampi e in maniera trasversale mondi diversi, fino ad arrivare appunto a quello che sembra essere per noi un momento fondamentale, che è una riflessione anche sull'etica. Se ne sta parlando e forse è necessario che se ne inizi a parlare. Quindi anche il connubio tra le arti, insomma, spaziamo dal mondo della medicina al mondo del patrimonio culturale in collaborazione col CNR. Le arti, avremo il contributo di diverse figure che operano nell'ambito artistico, da producer a appunto direttori di festival, comunque persone che ringrazio tutti voi, seguiteci, domani seguiranno altre talk, saranno tutte in streaming e avremo poi la presenza su alcune location meravigliose. Chiudo con questo citando Villa Medici, Villa Maraini e il Maxi, quindi saremo oltre che in digitale anche in luoghi fisici. Aggiungo, per quanto riguarda il digitale, che la nostra competizione, quindi tutti i prodotti 360 gradi in competizione al festival, saranno disponibili in maniera gratuita e accessibili appunto a tutti a partire dai 14 anni, diciamo, sulla piattaforma VIR. Quindi sul sito www.vrefeste.com trovate tutte le informazioni. Grazie di nuovo a tutti voi e grazie per aprire questa giornata intensa, immagino interessantissima. Grazie, Grazie a te Mariangela, grazie a te assolutamente per essere qui presente e per l'organizzazione di questo bellissimo festival e congratulazioni anche al tuo team per la fantastica organizzazione. Torniamo all'introduzione dei panel della giornata di oggi. Vediamo il primo panel che ho il
il piacere e l'onore di moderare e di introdurre. Avremo diversi ospiti. Inizieremo con la dottoressa Sara Arlati, una ricercatrice del CNR Stima di Lecco. Seguiremo con il professor Marco Iosa del Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza. Ci sarà la dottoressa Sara Bucarras del Laboratorio di Neuroscienze Cognitive e Sociali di Sapienza. E in più avremo tre ospiti dalla Fondazione Santa Lucia, quali il dottor Morone, la dottoressa Silvia Zabberoni e il dottor Elias Casula. Avrò il piacere di presentarvi ognuno di questi ospiti man mano che andremo avanti con le rispettive talk. Un piccolissimo accenno all'introduzione di questo panel. Avremo il piacere di ascoltare le relazioni che sono assolutamente interessanti, le ho viste e ringrazio già in anticipo i relatori per il loro lavoro. E si parlerà dell'utilizzo della realtà virtuale e delle nuove tecnologie applicate nell'ambito delle neuroscienze, nell'ambito della scienza, così della ricerca di base in generale, e soprattutto per quanto riguarda le applicazioni in ambito neuroriabilitativo. Mi permetto di fare un brevissimo accenno introduttivo a quelli che sono i vantaggi nell'utilizzo della realtà virtuale. Mi soffermerò nel parlare, giusto un minutino, su due aspetti fondamentali che sono il prodotto che la realtà virtuale dà all'esperienza umana. Ovvero, questi due fattori sono la sensazione di sentirsi fisicamente presenti nell'ambiente virtuale. Infatti, come possiamo vedere, ad esempio in questa fotografia c'è un soggetto che si trova immerso in un ambiente virtuale. Ecco che le evidenze scientifiche ci portano a capire che quando le persone sono all'interno di un ambiente virtuale hanno una certa sensazione di illusoria di sentirsi fisicamente presenti dentro questo ambiente. E questa sensazione illusoria porterà queste persone a rispondere in maniera realistica agli stimoli. Quindi, se ad esempio si camminasse sopra una trave, ecco che probabilmente la persona sentirà dell'ansia, oppure se un oggetto virtuale cerca di colpire il nostro volto, probabilmente scanseremo la nostra testa. Quindi questo è uno dei primi vantaggi dell'utilizzo della realtà virtuale, in quanto crea nell'osservatore l'illusione di sentirsi fisicamente presenti nell'ambiente. Questi concetti avremo modo di comprenderli al meglio durante le talk che seguiremo nel primo panel. Un altro fattore importante elicitato dalla realtà virtuale è che grazie a questi nuovi strumenti e questa nuova tecnologia possiamo sostituire il nostro corpo reale con un corpo virtuale. Ad esempio, come possiamo vedere in questa immagine, una persona che indossa un visore di realtà virtuale guardando in basso vede un corpo che sostituisce il proprio, ecco che nel suo cervello si crea con buona probabilità l'illusione che quel corpo virtuale che si sta osservando è il proprio corpo. Questo è un tema a cui sono particolarmente affezionato, che ho avuto il piacere negli ultimi 10 anni di fare diversi progetti con il professor Arglioti, che mi spiace, purtroppo non è potuto essere qui per motivi di salute, ma mi auguro per lui una buona guarigione. Su questa tematica particolare dell'illusione di incorporamento faccio giusto un brevissimo accenno a quelli che possono essere le applicazioni. Ovviamente le applicazioni nel campo della ricerca di base sono quelli mirati a cercare di comprendere quali sono i sistemi cerebrali deputati all'elaborazione appunto del corpo. Ma da un punto di vista applicato, ecco che possiamo utilizzare questa illusione di incorporamento per andare a fare alcuni trattamenti specifici. Immaginiamo ad esempio il trattamento dell'arto fantasma, in cui nel caso specifico, in questo caso come si vede nella diapositiva, una persona che non ha più la mano, con la realtà virtuale possiamo far rivedere a lui la mano amputata e quindi studiare quali sono le sue risposte corporee e cerebrali. Oppure un altro interessante applicativo può essere ad esempio nel campo dell'anoressia, in cui si fanno vedere, si fanno incorporare dei corpi più grassi o più magri per andare a ricalibrare l'immagine corporea che risulta distorto. Dei nostri colleghi in Spagna hanno fatto un bellissimo progetto di ricerca, stanno mandando avanti questo progetto di ricerca sulla violenza di genere, in cui delle persone aggressive nei confronti dei propri partner si mettono nei panni della donna e subiscono un'esperienza virtuale dal punto di vista della vittima, e stanno ottenendo dei bellissimi risultati al riguardo, e sembrerebbe essere una tecnica molto promettente.
Come ultimo esempio di applicazione, ad esempio, lo studio del racial bias, quindi le interazioni sociali con persone che hanno la pelle di colore diversa dalla nostra. Un ultimissimo cenno all'utilizzo della realtà virtuale che qui nel laboratorio di realtà virtuale Unità Alma Sapienza stiamo mandando avanti è quello del suo utilizzo nella didattica immersiva. Questo perché, come abbiamo detto poco fa, la sensazione di sentirsi fisicamente presenti coinvolge l'utente nell'esperienza virtuale. In più l'interazione che lo strumento in sé offre allo studente, all'utente e quant'altro, ecco che fa risultare la realtà virtuale come un nuovo e potente strumento per la didattica. Vi riporto qui un piccolissimo esempio di un progetto che stiamo mandando avanti presso le scuole elementari e le scuole medie. Abbiamo realizzato nell'occasione un videogiochino proprio per i bambini e per le bambine di fascia età più bassa, in cui loro giocano e imparano dei concetti fondamentali dell'economia e della finanza. Il tutto utilizzando la realtà virtuale tramite il gioco. Qui abbiamo alcuni screenshot della nostra ultima esperienza pre-Covid, quindi lo scorso febbraio, che abbiamo mandato avanti questa prima sperimentazione presso l'Istituto IC Polsinio di Roma, che saluto e ringrazio. Detto ciò, vi rimando qui due siti. Nel primo sito, quello di unitalmasapienza.it, potete trovare le informazioni su tutte le nostre attività di ricerca, i corsi di formazione e quant'altro. In più, nel secondo sito www.vrfest.com potete trovare tutte le informazioni relative a questo festival. E dato che prima di introdurre i nostri ospiti, volevo ricordare che se avete commenti o domande da fare, potete scrivere nei commenti di YouTube e qualora fosse possibile noi possiamo leggerli e quindi dare delle risposte. Quindi con questo vi ringrazio. E introduco il nostro primo ospite, la prima relatrice, Sara Arlati del CNR di Lecco. Sara, ci senti? Sì, eccomi. Buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accettato l'invito. Hai la parola. Grazie ancora. Grazie. Vediamo. Dunque, così vedete la mia presentazione. Forse. Vediamo se. La vedete? Qui si vede, chiedo conferma ai nostri tecnici. Ok, sì, prego. Perfetto, allora buongiorno a tutti. Sono Sara Arlati, ricercatrice all'Istituto Stima del CNR. Oggi sono qui invece di Marco Sacco, che è responsabile della sede di Lecco, e vi presenterò una carrellata delle attività che facciamo sul tema della riabilitazione. Il nostro istituto nasce come un istituto dedicato al manifatturiero avanzato. Però questa sede, che è stata recentemente realizzata, diciamo, ha lo scopo di prendere alcune delle tecnologie nate per la fabbrica 4.0 e di trasferirle al settore della salute. Tra queste chiaramente ci sono tutte le tecnologie correlate alla realtà virtuale, la realtà aumentata e la realtà mista. Qui abbiamo costruito un laboratorio, un living lab, in cui l'intento è quello di cercare di simulare diversi ambienti di vita in modo tale da proporre e validare anche delle soluzioni che siano a supporto della salute dell'individuo in tutti questi ambienti di vita. Per il momento abbiamo sviluppato delle soluzioni per l'ambiente casa, per l'ambiente ufficio e per l'ambiente ospedale, che chiaramente è il luogo principe dove avviene la riabilitazione. Stiamo lavorando anche un po' per tornare alle origini del nostro istituto e quindi realizzare uno spazio dedicato anche alla simulazione della fabbrica e dove appunto prendersi cura del benessere della persona anche in un ambiente
potenzialmente diverso da quelli tradizionali. Relativamente all'ambiente casa, vi faccio vedere questo esempio che rappresenta appunto un ambiente di realtà virtuale immersiva che riprende quello che è presentato nell'ambiente reale. Adesso vedrete alcune caratteristiche della cucina virtuale che sono simili appunto a quelle presenti nel laboratorio e in più aggiunge alcuni dispositivi innovativi futuribili, come ad esempio questo frigorifero che si è visto prima. Dando la possibilità agli utenti, sia utenti sani, sia utenti con una disabilità, di sostanzialmente provare anticipatamente quello che succede utilizzando questi dispositivi e capire se per loro sono adatti attraverso quello che è chiamato il metodo della prototipazione virtuale. Un altro esempio, questa volta un po' più semplice, ma realizzato con la realtà aumentata, è questo secondo mostrato nel video. E come vedete qui viene creato un tavolo, e presto si aggiungerà anche una lampada. La cosa interessante di questo scenario, che è stato realizzato utilizzando l'HoloLens, per cui un dispositivo indossabile per la realtà aumentata, è che le interazioni possono essere gestite tramite la realtà aumentata, ma hanno un effetto anche nel reale. Adesso qui vedete che è stata accesa la luce ed effettivamente si è accesa anche una lampadina nel mondo reale. Questo chiaramente apre a tutta una serie di possibilità nell'uso di questa tecnologia a supporto delle persone a casa. Un altro campo di applicazione su cui stiamo lavorando è quello del training per le persone che sono rimaste sulla sedia a rotelle a seguito di un incidente. In questo caso abbiamo sviluppato questa applicazione in collaborazione col centro protesi INAIL e ci siamo focalizzati sul recupero dell'autonomia negli ambienti di vita, casa e ufficio. Per cui qui vedete una prima applicazione in cui l'operatore ha modo di controllare l'ambiente e configurarlo secondo le caratteristiche e le capacità dell'utente. E una volta fatto questo, l'utente indossando il caschetto e grazie all'ausilio anche di una piattaforma meccatronica per la restituzione dei feedback vestibolari e di forza appropriati, può navigare all'interno dell'ambiente e fare esperienza in modo sicuro, chiaramente, di tutte quelle situazioni della vita quotidiana che possono creare una certa difficoltà. Sì. Ah, scusate. Così. Ok, scusatemi. Un'altra diciamo applicazione, ma in realtà tutta una serie di applicazioni nascono in collaborazione con il gruppo di robotica che lavora sempre in questa sede e questo ne è un esempio. Ed in particolare è un'applicazione che è stata sviluppata per la riabilitazione dell'arto superiore a livello domiciliare. Qui vedete questo dispositivo che è un robot a basso costo che consente la mobilitazione dell'arto sia in modo attivo sia in modo passivo, a cui è stato associato un ambiente digitale e una Kinect, quindi un altro dispositivo a basso costo per il tracking del movimento. E questa applicazione fondamentalmente ha lo scopo di fornire dei feedback al paziente. Per cui se il paziente sbaglia dei movimenti, la zona di errore viene evidenziata sull'avatar e se persiste nell'errore ha anche un assistente virtuale che parzialmente, chiaramente, sostituisce il terapista vero, che interviene e corregge, l'errore oppure che motiva il paziente qualora questi stesse, facendo bene.
Rispetto invece alla fascia di popolazione anziana, abbiamo sviluppato diversi progetti, anche in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia, e abbiamo sviluppato diverse applicazioni di realtà virtuale per il training sia fisico sia cognitivo, perché entrambi questi aspetti contribuiscono alla salute dell'individuo sia dal punto di vista fisico che mentale. Qui vedete un paio di esempi di applicazione per il training fisico, dove all'utente viene richiesto di pedalare sul cicloergometro indossando un visore o all'interno di un cave. E mentre per il training cognitivo ci siamo maggiormente concentrati sull'allenamento delle capacità visuospaziali. E anche in questo caso abbiamo scelto un'attività presa dalla realtà quotidiana, per cui quella del fare la spesa. Qui vedete la versione 2D in alto del supermercato che è stato utilizzato in un trial clinico proprio in Fondazione Santa Lucia, e questa è la versione 3D utilizzabile con un visore di realtà virtuale. Anche questa è stata utilizzata in Fondazione Santa Lucia per un primo trial sull'accettabilità, ed è risultato che effettivamente anche le tecnologie immersive sono qualcosa che piace anche alla fascia di popolazione più anziana. Come chiusura della presentazione, vi mostro invece delle applicazioni dedicate in modo completamente opposto ai bambini. E in questo caso, qui nella parte in alto dello schermo, abbiamo un'applicazione dedicata ai bambini, ma da utilizzare nelle scuole per favorire sia la socializzazione, l'apprendimento di tutta una serie di comportamenti corretti. Lo storyboard di questa applicazione prevede questo alieno che arriva sulla Terra e sostanzialmente i bambini devono insegnargli come ci si comporta. In questo caso l'interazione avveniva grazie a questo dado, le cui facce venivano riconosciute come succede nel caso della realtà aumentata, come se fosse un riconoscimento di marker, e grazie a questo dado avevano modo sia di collaborare sia di scegliere appunto la risposta esatta e per insegnare all'alieno quale fosse il comportamento corretto. Un altro scenario era correlato ai cibi del mondo, perché appunto questa applicazione è stata sviluppata durante il periodo dell'Expo. E in questo caso c'era tutto un filone dedicato all'accettazione dello straniero e ad apprendere quali sono le caratteristiche culturali di altre popolazioni. Come ultimo esempio, vi presento questa ultima applicazione sviluppata per tablet, dove è dedicata ai bambini. E in particolare a quei bambini che hanno delle difficoltà nel riconoscere il bisogno delle altre persone. In questo caso il personaggio si trova in diversi scenari e vengono proposti una serie di possibilità di scelta che possono andare incontro alla necessità del personaggio. Per cui in questo caso, ad esempio, il personaggio si trovava in spiaggia, chiaramente il muso di lana non era l'opzione giusta, ma lo era il rastrello. E in questo modo, appunto, si può insegnare al bambino con un'applicazione molto semplice, pensata per essere utilizzata congiuntamente con la mamma, quali sono le giuste risposte nelle situazioni della vita reale. Con questo, diciamo, concludo la carrellata di applicazioni. Se volete più informazioni, anche eventualmente su studi in cui sono stati validati e testate queste applicazioni, scriveteci pure, contattateci, siamo a disposizione. Grazie a tutti e buona giornata.
Grazie mille Sara, e congratulazioni e complimenti per le interessantissime applicazioni che fate con tu e il tuo gruppo di ricerca e mando anche, ne approfitto per mandare un caro saluto al professor Sacco. Se qualcuno da casa volesse fare qualche intervento, c'è sia la mail della relatrice di Sara, sia può fare un commento sul canale YouTube o sui canali social che siamo in diretta streaming. Ne approfitto per presentare il primo relatore in presenza della giornata, il professor Marco Iosa, che ho qui a fianco a me, che ho il piacere di introdurre. Marco Iosa, ricercatore presso la Fondazione Santa Lucia e da poco professore associato nel Dipartimento di Psicologia Sapienza. Proprio ieri, e questa è una bellissima notizia, Marco è stato definito nella classifica dei top scientist in Italia, quindi congratulazioni Marco, grazie per aver accettato l'invito. Nella sua presentazione Marco parlerà dell'utilizzo della realtà virtuale, quali sono i vantaggi e quindi le applicazioni nel campo delle neuroriabilitazioni. Grazie ancora Marco, ti lascio la parola. Grazie a Gaetano e Mariangela per l'invito al Virtual Reality Experience Festival. È il secondo anno che sono qui, è sempre bello esserci perché è un qualcosa veramente d'avanguardia sulle tecnologie, sulla realtà virtuale a 360 gradi. Volevo parlarvi un po', riallacciandomi al discorso che faceva prima Gaetano, dei vantaggi della realtà virtuale e perché tutti noi crediamo molto in questo strumento. E siamo sicuri che tra qualche anno, sperando di non ritrovarci in questa situazione di Covid, ma qualora necessario, chi ci segue da casa potrà mettersi un caschetto di realtà virtuale e avere l'impressione di essere con noi in aula. Perché? Perché la realtà virtuale ha fondamentalmente, io ho elencato 9 vantaggi, diciamo 3 per 3, in 3 campi. Il primo grande vantaggio è che la realtà virtuale la stiamo sviluppando nel campo dell'entertainment. C'è poco da dire, io qui nel talk parliamo di telemedicina, ma la medicina non ha così tanti fondi per poter affrontare sfide tecnologiche così avanzate. La realtà virtuale che usiamo in medicina trae molti vantaggi dallo sviluppo di questa tecnologia nel campo dell'entertainment, che va dal cinema ai videogiochi, come qui ho rappresentato nel film Ready Player One, che metteva insieme un po' questi due mondi. Il primo è proprio che la realtà virtuale negli anni sta migliorando tantissimo le sue prestazioni, proprio grazie all'entertainment. Io mi ricordo quando negli anni 90 ero un ragazzo e andai a vedere il primo sistema di realtà virtuale che era arrivato a Roma. In uno dei primi centri commerciali che c'era a Roma, e questa più o meno era la grafica, mentre quella a sinistra era il film, il tagliaerbe, che uscì negli anni 90. Vedete ancora il sistema quanto era con una grafica e un sistema di interazione non eccellente come quello che c'è oggi, figuriamoci quello che ci può prospettare il futuro. L'altro vantaggio di sviluppare nel campo dell'entertainment è che stiamo riducendo i costi. Ormai i caschetti costano sempre meno. Questo è un vantaggio sviluppato nel campo dell'entertainment, ma che potrà beneficiare la medicina e la telemedicina. Qui sono alcuni dati riportati con l'aumento delle prestazioni, vedete qui in nero, l'aumento della diffusione dei caschetti di realtà virtuale a fronte di una riduzione dei costi. L'altro vantaggio è che il mondo dell'entertainment, siamo convinti, porterà la realtà virtuale dentro le nostre case. Abbiamo vissuto tutti questo periodo durante il primo lockdown, di essere bloccati in casa. Chi aveva figli sa com'è andata la didattica a distanza e tutte le problematiche che ha avuto. Ora c'era questo doppio momento, completamente diverso. C'era la mattina della didattica a distanza in cui i bambini erano annoiati, in cui non riuscivano spesso a far funzionare bene gli strumenti della didattica a distanza. Abbiamo usato gli strumenti che avevamo in casa, quindi i computer, le connessioni, le webcam. Fino a qualche anno fa, probabilmente, cioè se fosse accaduto qualche anno fa, non avremmo avuto questi strumenti. La connessione adesso è praticamente nelle case di tutti, fino a qualche anno fa non era così. Poi nel pomeriggio i bambini si ritrovavano tutti a giocare alle console connessi tra di loro, gli stessi bambini che la mattina magari erano stati in classe si connettevano alle console ed era un momento di grande divertimento. Questo perché? Perché
perché la scuola non era pronta, mentre invece nel campo di entertainment era già stato sviluppato un sistema proprio per far connettere da casa i bambini in un modo divertente e quanto più immersivo possibile. Che cosa è successo alla telemedicina? Molti che non potevano andare in ospedale a fare riabilitazione, pensiamo alla riabilitazione psicologica, logopedica o anche motoria, in cui praticamente il fisioterapista si connetteva con una webcam e diceva magari al paziente quali esercizi poteva fare o al genitore quali esercizi far fare al bambino che aveva bisogno di riabilitazione, abbiamo avuto una connessione che è stata simile a quella della didattica a distanza. Sarebbe stato fantastico avere una connessione tramite caschetti in realtà virtuale in cui il paziente aveva il terapista in uno stesso ambiente virtuale. Perché questo non è stato possibile? Perché fondamentalmente non lo avevamo in casa, non abbiamo in casa un caschetto in realtà virtuale. Siamo convinti che lo avremo, e lo avremo perché l'entertainment lo porterà. Certo, non i caschetti come quelli degli anni 60, i primi caschetti sviluppati, quindi la tecnologia dei caschetti in realtà virtuale è forse molto più antecedente a quanto molti sappiano, era già stata sviluppata negli anni 60, ma abbiamo bisogno di portarla nelle case e probabilmente le prossime console ingloberanno dei caschetti di realtà virtuale. A questo punto lo avremo già in casa e a questo punto sarà possibile connettersi con il terapista che ci deve fare terapia se non lo possiamo raggiungere, connettersi con un terapista che magari sta dall'altra parte del mondo ma che è molto esperto nella patologia che noi abbiamo. Dicevamo, i caschetti sono stati sviluppati negli anni 60, ma anche l'automobile, no? La sviluppò Benz, da cui il nome della benzina, ma in realtà noi pensiamo allo sviluppatore dell'automobile come Henry Ford. Perché? Perché Henry Ford ne ridusse i costi e la permise all'automobile di essere accessibile a tutti. Lui soleva dire appunto a chi gli contestava che non era lui l'inventore dell'automobile, lui diceva: ma il vero progresso si ha quando una tecnologia diventa per tutti. E questo è quello che ci aspettiamo dalla realtà virtuale, una tecnologia che entrerà nelle case delle persone. Entrerà nelle case delle persone tutte, comprese probabilmente gli anziani, perché all'inizio entrerà appunto in chi videogioca magari, ma poi, come è successo per gli smartphone, anche gli anziani si appassioneranno a questa tecnologia perché si sentiranno connessi con i nipotini che magari sono lontani o con magari altri amici che sono lontani. È una tecnologia che unisce un aspetto cognitivo e un aspetto motorio, quindi è una tecnologia che ci coinvolge tutto quanto. Che vuol dire questo? È una tecnologia che in riabilitazione può agire sull'abilità e sull'attività. Nel 2001 esce l'International Classification of Functioning dell'Organizzazione Mondiale della Salute, che dà un nuovo modello di disabilità. È un modello che viene chiamato biopsicosociale, addirittura un modello in cui la parola medico esce, forse un po' eccessivamente, dal modello di disabilità, ma perché ci racconta che il nostro benessere dipende da fattori biologici, dipende da fattori fisici, ma dipende anche dall'interazione sociale con le altre persone che abbiamo intorno. Questo modello, questo ICF, definisce il nostro corpo a diversi livelli. Abbiamo delle strutture corporee, abbiamo delle funzioni corporee, il nostro corpo ha delle attività e poi appunto la partecipazione alla vita insieme agli altri corpi degli altri esseri umani. Allora, se io voglio fare una valutazione per capire di una struttura corporea, posso fare una risonanza, posso fare un'ecografia. Se voglio fare una riabilitazione della struttura corporea, posso fare, non so, una tecar, una laser terapia e così via. Se voglio riabilitare una funzione, la funzione che cosa può essere? Può essere l'attività elettrica di un muscolo, quindi la forza che sono in grado di esercitare, e magari posso misurarla attraverso un'elettromiografia oppure attraverso dei dinamometri. Se voglio riabilitarla, ad esempio, abbiamo i robot che mi allenano durante un esercizio, qui ad esempio l'esercizio del cammino. Se voglio valutare invece l'attività, quindi non solo la singola funzione di un muscolo, ma l'attività corporea, l'abilità e la capacità di un corpo, devo misurare interamente la funzione del corpo e la sua interazione con l'ambiente. A questo punto diventa fondamentale l'uso di sistemi che mi immergono in un altro ambiente e mi fanno interagire quanto più possibile con l'ambiente che ho intorno. La partecipazione è poi questa attività svolta nell'ambiente di vita quotidiano.
Quindi se voglio misurarla, devo misurare la capacità del soggetto, le sue prestazioni nel suo ambiente di vita, che è un po' quello che fanno adesso i nostri orologi che misurano il battito cardiaco durante la nostra giornata, o che misurano quanti passi facciamo, oppure se andiamo a correre quello che fa il nostro smartphone dicendo a che velocità media siamo andati e che percorso abbiamo fatto. Anche questo ce lo permette di fare la realtà virtuale, non altri strumenti, ci permette di connettere più persone insieme e di partecipare a una vita sociale filtrata in un mondo virtuale, ma sicuramente anche con persone che sono a distanza. Sempre nell'ambito di questo vantaggio, la realtà virtuale è combinabile con altre tecnologie. Parlavamo dei robot. Pensate ai robot che devono riabilitare il cammino. Permettono a un soggetto che non è più in grado magari per ora di muovere le gambe, magari il terapista riesce a fargli fare 10 passi, ma come li fa fare? Lo deve sorreggere e fargli fare 10 passi. Dopodiché non ce la fanno più né il paziente né il terapista. Un robot ti permette di avere il peso del tuo corpo sgravato e fare 400 passi nella stessa seduta di terapia. È un grande vantaggio. Ma può essere alienante questo robot che muove i nostri arti mentre guardiamo un muro che sta davanti a noi? E allora l'idea è stata proprio quella di abbinare la realtà virtuale a questa tecnologia, e quindi mentre sto camminando magari faccio la strada che vedo con Google Maps che sono abituato a fare, oppure che ero magari abituato a fare prima dell'ictus, oppure camminare in un prato, camminare in un bosco, camminare vicino al mare, camminare sulla sabbia. Sono tutte tecniche che vanno a coinvolgere aspetti cognitivi ma anche emotivi, che migliorano sicuramente la partecipazione del paziente, del soggetto, alla sua stessa riabilitazione. Anche qui per l'arto superiore, stessa cosa, questi sistemi di mobilizzazione dell'arto superiore sono stati via via abbinati a sistemi di realtà virtuale perché si è visto che davano una migliore partecipazione del soggetto a questo suo training. Ma anche la TMS, di cui ci parlerà dopo il dottor Casula, è stata abbinata a sistemi di realtà virtuale. Quindi viene stimolato il mio cervello, nel frattempo sto vedendo qualcosa, sto interagendo in un ambiente di realtà virtuale, quindi anche un ambiente controllato. Questo ci permette ancora di più di agire sulla partecipazione sociale. Quello che è successo durante il lockdown ci ha un po' fatto dare una spinta allo sviluppo delle tecnologie di realtà virtuale. È capitato un po' a tutti noi che magari abbiamo organizzato l'aperitivo in webcam con gli amici con cui andavamo solitamente a farlo, oppure facevamo incontrare i figli con altri ragazzi solo attraverso una webcam. Che cosa sarebbe successo se avessimo avuto la realtà virtuale? Sarebbe stato molto molto più coinvolgente il tutto, avremmo avuto veramente l'impressione di essere tutti seduti intorno allo stesso tavolo, no? Ma ne parla Forbes, che dice, ok, la crisi del coronavirus ha dato una nuova forma al futuro della realtà virtuale. Cioè, chi l'avrebbe mai pensato, no? Magari tutto questo poi un giorno finirà, speriamo il prima possibile, e magari faremo dell'aperitivo con quei nostri amici che adesso sono andati a vivere in Francia. Avremo piacere un giorno ad andare a trovarli, ma nel frattempo una sera possiamo fare un aperitivo con loro in realtà virtuale. Quei party che abbiamo fatto tramite Zoom, Skype, G-Meet o quant'altro, con la realtà virtuale avrebbero avuto tutto un altro significato. E proprio quello che diceva anche Gaetano sulla partecipazione sociale, pensate ai soggetti che hanno disturbi alla partecipazione sociale, soggetti che magari con autismo, che quindi hanno timore nelle relazioni tra le persone, soggetti che hanno delle fobie, possono avere dei training in realtà virtuale in cui sanno che le persone che vedono intorno sono virtuali, quindi possono approcciarle più tranquillamente, quindi sanno che l'ambiente intorno reale non c'è nessuno, ma è un primo passo per poi andare ad aprirsi al mondo reale. E poi la realtà virtuale rende, secondo me questo è il vantaggio forse migliore, no? Perché i robot normalmente che cosa hanno fatto ad esempio in riabilitazione? Hanno preso il lavoro del terapista e l'hanno fatto diventare meccanicistico, ma il terapista però mette ancora la sua componente ovviamente di sue conoscenze, ma la parte sporca del lavoro la fa il robot, quindi la mobilizzazione la fa il robot. Di fatto hanno preso quello che è successo quando c'era la carrozza con il cavallo e poi è arrivata l'automobile. La realtà virtuale è come fosse l'aereo, è
È una cosa che prima non c'era, è un qualcosa che rende possibile l'impossibile. Intanto trasforma l'ambiente. Abbiamo visto prima nella presentazione, ad esempio, training fatti in un ambiente tipo quello ospedaliero del soggetto che va al supermercato e deve scegliere le cose da comprare. Prima di mandare davvero un soggetto che ha problemi, che ha bisogno di una riabilitazione cognitiva o di una riabilitazione motoria al supermercato, dobbiamo fargli il training all'interno dell'ospedale. E all'interno dell'ospedale ricostruire quel supermercato o ricostruire il suo ambiente di casa o ricostruire la strada che porta al supermercato è fantastico, perché facciamo un training simulando all'interno di un ambiente protetto un ambiente che invece è quello realistico. Quindi intanto ci permette di portare altri ambienti all'interno dell'ambiente protetto che è quello dell'ospedale. Oppure ad esempio ci fa affrontare le nostre paure, ci sono degli studi sull'aracnofobia, no? Oppure altre paure, ho paura dei ragni, ok. Faccio prima un training virtuale di avvicinamento ai ragni, no? O pensate ad altre fobie. La didattica, come diceva prima il dottor Thieri, è la didattica è importantissima. Io porto l'aula a casa vostra, come adesso stiamo facendo con la webcam, figuriamoci se avessimo il caschetto di realtà virtuale. Ma addirittura posso portare parti del corpo umano nelle aule di medicina, perché possono studiare un cuore virtuale, come si vede qui, andando a vederlo tutto tridimensionalmente direttamente da casa. È chiaro che poi lo dovranno vedere nella realtà, ma intanto possono fare un training sulla componente virtuale. E poi nell'ambito del turismo, no? Su cui chi più ne ha più ne metta, qui a Roma abbiamo ad esempio le ricostruzioni del Circo Massimo in realtà virtuale, si fanno questi tour in cui si va a vedere il Circo Massimo e poi con il caschetto, mentre giro per il Circo Massimo, vedo anche come era un tempo e mi viene raccontata la storia e vengono ricreate le scene delle corse delle bighe del Circo Massimo. Quindi è una tecnologia che già adesso c'è e che sicuramente si diffonderà sempre di più. Trasforma la persona, su questo l'aveva detto benissimo prima appunto il dottor Thieri, no? Con gli studi sulla violenza di genere, con gli studi in cui praticamente ci sono l'avatar che viene trasformato, il colore della pelle, oppure viene trasformata nella sua forma per i soggetti che soffrono, ad esempio le ragazze che soffrono di anoressia. E quindi possiamo andare ad indagare trasformando la persona, mettendola nei panni di un altro, cambiando il suo corpo e pensando a fare dei training riabilitativi su questi aspetti che riguardano la cognizione. E poi consente azioni impossibili, ci permette di fare cose impossibili, ad esempio molti training iniziali di realtà virtuale sono per l'arto superiore, muovi e magari colora una tela, e noi abbiamo pensato di fare un qualcosa di diverso, proprio in collaborazione appunto con il dottor Thieri e il dottor Morone, non colorare semplicemente questa tela, ma nel momento in cui vai su questa tela interagisci con un capolavoro della storia dell'arte, quindi un lavoro riconosciuto che emotivamente suscita emozioni, e quindi ci aspettiamo questo lavoro sui pazienti con ictus, che il paziente con ictus sia molto più partecipe quando la riabilitazione lo coinvolge con stimoli di una bellezza riconosciuta universalmente, come possono essere capolavori dell'arte. Qui vediamo la creazione di Adamo di Michelangelo, e queste che vedete in blu sovrimposte sono le traiettorie della mano del soggetto che deve praticamente ripulire questa tela e scoprire il quadro che c'è sotto, confrontandole con lo stesso quadro che è stato trasformato in macchie di colore come stimolo di controllo. Qui vedete un soggetto sano e qui vedete invece un paziente con ictus che ha molte più problematiche. L'esercizio era questo, quindi praticamente il soggetto muovendo va a scoprire un capolavoro dell'arte, contro invece il classico esercizio colora la tela. Piano piano potevamo modificare, chiaramente abbiamo introdotto diversi capolavori, abbiamo fatto questa capacità di cancellare la tela con diverse dimensioni di pixel, poi il quadro può diventare orizzontale, verticale, quindi a diversi livelli di difficoltà, e abbiamo trovato un qualcosa di molto interessante. Nel momento in cui i soggetti, vedete questi due pazienti con ictus in rosso, andavano a colorare la tela, gli errori che commettevano superando la tela, quindi in una direzione che non era quella della tela, all'inizio si riducevano, però dopo ricominciavano ad aumentare, perché il soggetto dopo un po' si stanca, si stufa, sempre fare lo stesso esercizio riabilitativo, la riabilitazione non è molto divertente.
ma invece renderla o ludiforme, cioè nella forma ludica ma nel contenuto sempre molto seria perché ha un fine riabilitativo, o appunto andando a coinvolgere le emozioni del soggetto, abbiamo trovato che nel momento in cui interagivano, ad esempio con la creazione di Adamo di Michelangelo, gli errori venivano costantemente ridotti, quindi il soggetto continuava a migliorare la sua prestazione. Abbiamo chiamato questo effetto, effetto Michelangelo, che è un po' ispirati da quello che è l'effetto Mozart nella musica, che nel momento in cui ascoltiamo Mozart, le nostre prestazioni durante lo studio, durante un esercizio, migliorano. Concludo dicendo questo: se avete ancora altre cose da chiederci, chiaramente contattateci, oppure potete vedere questa bella review che avevamo fatto proprio con il dottor Thieri sulla realtà virtuale. Molti dicono: ma la realtà virtuale è un qualcosa di finto, è un qualcosa di filtrato, non è il mondo reale. Però ricordiamoci che anche la nostra percezione del mondo reale è un qualcosa filtrato dai nostri sensi. Quelle che sono lunghezze d'onda diverse della luce, noi li vediamo come colori, ma se non ci fosse il nostro occhio non sarebbero colori, sarebbero solo diverse lunghezze d'onda della luce. Quello che noi percepiamo come suoni sono solo onde di pressione dell'aria. Se casca un albero nella foresta non fa alcun rumore, muove l'aria. Se c'è un orecchio allora diventa rumore. Quando si dice che l'ambiente virtuale è finto, ricordatevi che anche l'ambiente reale noi lo percepiamo attraverso i sensi. Non a caso quelle che ha fatto vedere prima il dottor Thieri si chiamano cave, ispirati alla caverna di Platone, quel nome, no? Platone diceva: tutto quello che vediamo è una finzione perché è filtrato dai nostri sensi. Ma è la stessa cosa della realtà virtuale. Ora, chi dice che un giorno non faremo questa lezione con i nostri caschetti di realtà virtuale e magari ci incontreremo e ognuno sceglierà il suo avatar, no? Come nel film da cui ero partito, Ready Player One. Magari io mi sceglierei un bel avatar tutto con dei lunghi fluidi capelli. Magari una ragazza un po' in carne si prenderà un avatar di una ragazza magra, oppure si prenderà l'avatar di una guerriera fantasy. E chi lo sa? E chi dice che è più vero quello che ci ha dato la realtà rispetto a quello che vorremmo o come ci vediamo noi, no? Come noi vorremmo essere, quale delle due è più vere? Ma su questo, appunto, la realtà virtuale ci dà tante possibilità e francamente mi sento di dire che non per forza sono finte rispetto al mondo reale. Grazie. Bene, grazie mille Marco, grazie per la puntualissima introduzione su quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi della realtà virtuale e grazie anche per l'interessante quesito filosofico con cui hai concluso la tua relazione. Passiamo al prossimo relatore. Abbiamo in collegamento la dottoressa Silvia Zabberoni. Silvia, ci senti? Sì, sì, ti sento bene. Ciao Silvia, ti sentiamo e ti vediamo. Innanzitutto grazie. Sì, grazie. Ok, la vedete? Perfetto. Ringraziarti per aver accettato l'invito, quindi per la tua presenza qui a questo panel. Grazie a voi. Giusto un piccolissimo, spendo giusto due parole di introduzioni. La dottoressa Silvia Zabberoni, che è ricercatrice presso la Fondazione Santa Lucia, ho il piacere di poter collaborare con lei su un attuale progetto che stiamo andando avanti. Questo progetto, la dottoressa Zabberoni, ha vinto una richiesta di finanziamento del Ministero della Sanità lo scorso anno, quindi le sue idee sull'utilizzo della realtà virtuale nell'ambito della neuroriabilitazione cognitiva, ecco che sono molto importanti e sono state definite così anche dal Ministero della Sanità. E a tal proposito, Silvia, io ti ringrazio nuovamente per la tua presenza qui e lascio a te la parola. Grazie. Allora, come anticipava il dottor Thieri, in questa breve presentazione illustrerò questo studio che abbiamo appena iniziato collaborando insieme alla Fondazione Santa Lucia come esempio di applicazione della realtà virtuale immersiva alla riabilitazione cognitiva. Dunque, sostanzialmente recentemente sappiamo, quindi abbiamo visto anche nelle comunicazioni precedenti, che la realtà virtuale gode di particolare attenzione in letteratura al momento per l'implementazione di training riabilitativi anche per pazienti con lesioni focali o patologie degenerative del sistema nervoso centrale.
Questi pazienti spesso, come sappiamo, mostrano disturbi delle funzioni cognitive, come per esempio disturbi di memoria, delle funzioni di controllo superiori, come attenzione, funzioni esecutive, linguaggio, eccetera. L'obiettivo principale della riabilitazione cognitiva in genere è quello di ridurre l'impatto dei deficit cognitivi sull'autonomia funzionale dei pazienti, delle persone, aiutando quindi il paziente a ritornare nel proprio ambiente di vita e raggiungendo un livello ottimale personale di benessere e quindi migliorare la propria qualità di vita. A questo scopo, quindi, le abilità acquisite tramite training devono essere generalizzabili, cioè devono essere trasferite dal setting riabilitativo alla vita quotidiana dei pazienti. Come diceva prima il dottor Tieri, il professor Iosa, sostanzialmente anche grazie al senso di presenza e alla costruttiva interazione all'interno di scenari che simulano una realtà più oggettiva, diciamo, il setting acquisisce caratteristiche più ecologiche rispetto ai setting di trattamento riabilitativo cognitivo classico. Il nostro studio, appunto, è volto principalmente a valutare l'efficacia di un training delle funzioni esecutive su una particolare complessa abilità, cioè quella di memoria prospettica in pazienti con disturbi cognitivi lievi associati a malattia di Parkinson e associati ad anziani sani, attraverso appunto l'utilizzo della realtà virtuale immersiva e protocolli di telemedicina. Brevemente, dunque, la memoria prospettica è quella complessa capacità che ci permette di svolgere un'azione precedentemente programmata, per esempio, o in uno specifico momento del tempo, come quella di prendere un appuntamento telefonico ad un orario specifico, oppure al verificarsi un determinato evento. Per esempio, sto facendo un'altra cosa, per esempio sto camminando per strada, quando se incontro alimentari mi devo ricordare che devo comprare il latte. Quindi questa capacità di svolgere un'azione precedentemente programmata non è solo, come dire, appannaggio dei processi di memoria, ma coinvolge anche funzioni di controllo superiori, perché comunque in particolare le funzioni attentivo-esecutive, perché ci deve attivare al momento opportuno, pianificando le attività, monitorandole e inibendo soprattutto l'attività in corso per poter svolgere appunto una spostare l'attenzione su un altro stato attentivo per poter svolgere appunto questa attività al momento opportuno. Questi disturbi o alterazioni di processo di memoria prospettica sono riscontrabili spesso sia nell'invecchiamento fisiologico che appunto nei pazienti con disturbo cognitivo lieve associato a malattia di Parkinson, avendo un impatto molto importante sull'autonomia in molteplici aspetti della vita quotidiana. Pensiamo per esempio alla salute, alla vita lavorativa, alle relazioni sociali e alla gestione economica anche. E quindi chiaramente si riflettono anche su un abbassamento della qualità di vita. Quindi principalmente l'obiettivo del nostro studio è stato proprio quello di valutare l'efficacia di questo training implementato in realtà virtuale immersiva che i pazienti e i soggetti anziani sani svolgeranno al proprio domicilio. Questa efficacia su appunto questa complessa attività di memoria prospettica e quindi sul miglioramento anche della qualità di vita percepita soggettivamente. Recluteremo 30 soggetti anziani sani, 30 pazienti con malattia di Parkinson e diagnosi neuropsicologica di mal cognitive impairment e tutti i soggetti saranno assegnati casualmente a due condizioni sperimentali, un training cognitivo sulle funzioni esecutive e un trattamento placebo. Entrambe le condizioni appunto condivideranno lo stesso scenario, ma in particolare il training cognitivo sarà, verterà su tre domini delle funzioni esecutive in particolare, che è la pianificazione, le capacità di spostamento attentivo da un stato ad un altro, che si chiama shifting, e sull'updating, quindi la capacità di mantenere online le informazioni in memoria per poterle utilizzare al momento opportuno. Questo chiaramente in letteratura abbastanza assodato, che comunque impatti appunto sulle abilità di memoria prospettica. Queste procedure saranno appunto implementate in realtà virtuale immersiva. I soggetti indosseranno un visore con un dispositivo standalone come un Oculus Go in questo caso, saranno appunto immersi in un ambiente 3D, potendo interagire da diverse prospettive attraverso un controller manuale. Saranno chiaramente, col fatto che si tratta di pazienti comunque con disturbi del movimento, chiaramente in posizione seduta.
sarà svolto dal proprio domicilio con la possibilità di trasmissione di dati in tempo reale tramite un cloud di telemedicina. Brevemente ho riportato alcuni brevi video per fare un esempio di che cosa svolgerà il paziente all'interno appunto di questo training. Per quanto riguarda le attività di planning, si richiederà ai soggetti di acquistare una lista di alimenti seguendo alcune regole per pianificare il percorso all'interno di un supermercato. Per quanto invece riguarda le abilità di spostamento attentivo da un set ad un altro, quindi di spostare l'attenzione da un set ad un altro, questa capacità sarà allenata attraverso richiedendo ai soggetti di selezionare in maniera alternata due tipi di prodotti diversi. Infine, per allenare le capacità di updating, che quindi abbiamo detto è il mantenimento online delle informazioni sostanzialmente in memoria per il tempo necessario al loro utilizzo, si chiederà ai soggetti di memorizzare una sequenza di oggetti da un certo punto in poi che passano sul rullo della cassa di un supermercato. Per esempio, passa la mela, passa la carne, passa una scatoletta, e i soggetti devono dire che cosa la sequenza corretta degli oggetti che passano. Quindi sostanzialmente noi ci attendiamo un'efficacia di questo training sulle funzioni esecutive implementato in realtà virtuale immersiva su entrambe le popolazioni, sia la popolazione dei pazienti ma anche dei soggetti anziani sani. Questo perché? Perché chiaramente un aspetto molto importante della realtà virtuale immersiva è proprio la caratteristica ecologica, più ecologica rispetto ai trattamenti classici, quindi potrebbe produrre una maggiore generalizzabilità proprio perché più ecologica delle competenze acquisite dai soggetti. È documentata inoltre in letteratura una buona usabilità, quindi se effettivamente questi training fossero realmente efficaci, come alcuni training, anche se non c'è tantissimo al momento sulla riabilitazione cognitiva, sembrano essere, quindi ci potrebbe essere in maniera molto importante una riduzione del carico assistenziale, quindi anche dei costi di erogazione di questi servizi. Grazie mille. Spero che sia stata breve ma chiara. Esattamente, grazie a te Silvia. E grazie per la tua presentazione, per aver condiviso con noi l'esperienza di questo progetto e ovviamente un in bocca al lupo affinché questo progetto vada al meglio. E me lo grazie. Auguro anche per le persone che faranno questi trattamenti. E, quindi Silvia, io ti ringrazio e passiamo con il prossimo relatore. Ho il piacere di presentare il nostro collega, il dottor Giovanni Morone, medico, ricercatore presso la Fondazione Santa Lucia, che nella presentazione di oggi ci parlerà della realtà virtuale nell'ambito della neuroriabilitazione. Quindi manteniamo sempre lo stesso filo conduttore in queste presentazioni. Come sottotitolo, dall'ospedale al domicilio. Giovanni, io ti ringrazio per aver accettato l'invito e per essere qui e ti do la parola. Grazie Gaetano. Ringrazio la dottoressa Matarozzi, organizzatrice e curatrice dell'evento. E, dunque, di cosa parliamo? Parliamo di come portare a casa delle nuove tecnologie, di come ridurre i costi sanitari, perché sappiamo che nelle ultime due decadi i sistemi sanitari mondiali hanno avuto un accrescimento dei costi legati alla medicina in maniera impressionante ed è cambiato anche la modalità di erogare le nostre cure riabilitative. La medicina in generale, ma in particolare le nostre cure riabilitative. Due decadi fa la parte ospedaliera era molto più corposa, durava circa sei mesi e vi era poi una parte, diciamo, da outpatients, ovvero sempre legata a strutture ospedaliere, ma dove il paziente non resideva all'interno dell'ospedale. Successivamente, diciamo, questa parte ospedaliera si è accorciata intorno al 2010. Si è ampliata la parte outpatients, quindi il day hospital, l'ambulatorio o diciamo tutte le diverse forme di erogazione di riabilitazione tipo l'ex articolo 26 ed è comparsa la terapia a casa. Attualmente diciamo la parte di terapia a casa ha sempre una maggiore presenza e si va incontro a un progressivo accorciamento dei tempi di ricovero che, diciamo, essendo molto costosi e dovendo trattare molti più pazienti, bisogna ottimizzarli.
è prevedibile che nel 2030 si andrà incontro a un ulteriore acuimento di questa situazione, quindi diciamo con ricoveri che dureranno mediamente 2-3 settimane e la parte di terapia a casa che sarà la parte più importante del frame di recupero e quindi nella somministrazione di neuroriabilitazione. La neuroriabilitazione la possiamo immaginare composta come da tre pilastri che sono la vera e propria terapia, ovvero le tecniche di terapia neuroconvenzionali, convenzionali diciamo neuromotorie, la tecnologia e la traslazionalità. La tecnologia che ogni quinquennio possiamo dire, di anno in anno, viene rinnovata, quindi non è il contenuto tecnologico in sé, ma come noi lo usiamo nella somministrazione di quei principi di riabilitazione che noi vogliamo trasmettere. Quindi lì è importante la traslazionalità. Questi tre pilastri li abbiamo espressi in un editoriale come le tre T del nuovo millennio nella neuroriabilitazione. I determinanti della riabilitazione che possono essere somministrati diciamo attraverso la tecnologia ed anche, come vedremo, in teleriabilitazione attraverso la realtà virtuale, afferiscono a dei concetti, a dei principi che sono l'intensità, la precocità, la compitospecificità, la partecipazione, la presenza di feedback che possono essere di vario tipo o anche diciamo per diciamo, alcuni tipi di riabilitazione, anche l'efficienza cardiorespiratoria. Tutto ciò cercando di coinvolgere quelli che sono le funzioni cognitive superiori per fare in modo che ci sia un tipo di riabilitazione top down. E questo, in questo, diciamo, nel dosare i vari determinanti ingredienti, le tecnologie ci sono molto molto utili. La realtà virtuale in neuroriabilitazione è ormai più di un ventennio che diciamo che viene utilizzata proprio per diciamo aumentare l'intensità e la motivazione dei pazienti, ma purtroppo diciamo è nata un ventennio fa già con un equivoco, perché comunque nella letteratura medica viene confusa spesso quella che è la realtà virtuale immersiva con quella non immersiva, e non lo dicono diciamo soltanto alcuni degli diciamo di articoli o di studi di ricerca o di gruppi di ricerca, ma è la Cochrane stessa a generale. Sappiamo che all'apice della piramide delle evidenze scientifiche da cui dovremmo traslare noi approcci clinici e diciamo decidere come trattare i pazienti, vediamo che all'interno di questa Cochrane di realtà virtuale, che viene comunque giudicata alla fine nell'includere 37 studi efficace nel miglioramento della funzione dell'arto superiore nelle ADL e con conclusioni diciamo non definitive per quanto riguarda la velocità del cammino, la mobilità e la presa, questa Cochrane include nei 37 studi diciamo una serie di studi che hanno dei contenuti di realtà virtuale non immersiva, immersiva o Exergame, che sono i più disparati. Si va dalla console Wii alla console Xbox, addirittura a un dispositivo robotico meccanico con un video feedback di Exergame, oppure alla PlayStation e i toy, oppure a diciamo, veri e propri strumenti di realtà virtuale. Così anche Lancet, attraverso l'autore Mirelman, ci mostra come una realtà virtuale non immersiva possa migliorare l'efficacia di un training al treadmill nei pazienti con Parkinson, addirittura riducendo il rischio di caduta. O ancora due studi che abbiamo compiuto noi al Santa Lucia, uno con la Wii Balance e diciamo un altro fatto insomma da Marco Iosa e con l'aiuto della dottoressa Morelli sull'utilizzo della videogame based therapy nei pazienti con paralisi cerebrali infantili. Di dispositivi di realtà virtuale non immersiva ormai abbiamo le nostre palestre di neuroriabilitazione che diciamo sono ormai abbastanza piene e non riguardano solo grossi ospedali accademici o istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, ma riguardano anche, col progressivo abbassamento dei costi della tecnologia, anche diciamo istituti più piccoli. Questo ne è un esempio di realtà virtuale diciamo non immersiva con interazione di sensori inerziali di movimento per il training dell'arto superiore nei pazienti neurologici. Ma diciamo tutta questa accomunare tutto questo tipo di tecnologia in ambito riabilitativo forse non è così corretto, poiché diciamo ci sono diversi gradi di immersività, quindi diversi gradi di coinvolgimento sensoriale e quindi alla base una diversità di neuroplasticità e quindi di azione nella riabilitazione. Ciò non senza
dover per forza trovare uno migliore di un altro, possono benissimo essere la realtà virtuale, la realtà aumentata, l'exergame, il videogame based therapy, possono essere tre strumenti differenti e utilizzabili, ognuno in un contesto diverso o in, diciamo, a seconda del paziente e della severità del paziente. Diciamo, in questa review prima citata dal professor Iosa e effettuata anche con Gaetano Thieri, abbiamo cercato di discriminare e dare i contenuti di quelle che sono una realtà virtuale durante l'esercizio cognitivo motorio e tutto ciò che non è realtà virtuale. In particolare, diciamo, vi devono essere dei contenuti tecnologici, quindi i device, un head mounted display o un cave o una cave, e poi ci devono essere dei contenuti qualitativi, ovvero ci deve essere un grado di immersività e di interazione e un grado, diciamo, di validità ecologica, quindi, diciamo, l'interazione sensorimotoria deve essere naturale, realistica. E con questo, diciamo, fondamento principale della realtà virtuale è proprio il senso di presenza, che è proprio determinato dall'ambiente tridimensionale e diciamo, senza il quale, diciamo, non vi è proprio questo contenuto e questo coinvolgimento sensoriale. Ricordiamo che il senso di presenza genera una serie di reazioni fisiologiche importanti che fanno parte dell'aspetto della cura durante l'esercizio: sono le risposte autonomiche, sono le risposte percettive, le risposte emozionali e comportamentali, e non solo quelle psicologiche e neuropsicologiche, grazie alle quali si riesce a somministrare, appunto, diciamo, gran parte della terapia. E a casa, come possiamo traslare il concetto di realtà virtuale a casa dei pazienti in un continuum di cura? Quali sono le tecnologie che devono essere combinate con la realtà virtuale? Beh, queste sono tutte domande aperte alle quali si risponderà, diciamo, attraverso studi di ricerca, attraverso l'utilizzo della medicina traslazionale nei prossimi anni. Quali sono gli obiettivi, diciamo, e quali i principi riabilitativi che noi vogliamo portare a casa del paziente attraverso le realtà virtuali? Quali sono i feedback che ci aspettiamo che la realtà virtuale o che noi diamo al paziente per innescare quello che è il diciamo, aumento della funzionalità basato sulla neuroplasticità, che sappiamo rispondere molto bene ai feedback? Qual è il paziente ideale per questo tipo di tecnologia? A che livello funzionale io posso inserirlo in questo tipo di teleriabilitazione basata sulla realtà virtuale e quale no? Qual è la dose? Qual è l'intensità? Queste sono risposte e domande che, diciamo, come dire, afferiscono anche a tutta in generale l'utilizzo della tecnologia in riabilitazione, in particolare per queste tecnologie emergenti a casa. E dobbiamo ricordarci che nel momento in cui vogliamo parlare di neuroriabilitazione in telemedicina a domicilio, dobbiamo parlare, si parla di pazienti, quindi probabilmente di pazienti con una patologia neurologica ci sarà un caregiver. Allora, qual è l'assistenza necessaria? Dobbiamo poter istruire un caregiver? Quali sono i parametri che dobbiamo monitorare affinché il paziente che non abbiamo nel rapporto uno a uno non vada incontro a fenomeni di frustrazione, diciamo, che possano magari darci conto di una plasticità maladattiva e quindi non andare verso un recupero che noi vogliamo? Attualmente, secondo questa review, lo stato della teleriabilitazione nelle applicazioni, diciamo, nella patologia neurologica è abbastanza diffusa e nel 70% degli studi revisionati da questi autori aveva un successo in termini di usabilità e di efficacia. Quindi, diciamo, la teleriabilitazione applicata alle patologie neurologiche possiamo dire che già almeno in letteratura, quando mostrate in letteratura, una realtà. Quest'altro studio recente mostra come la realtà virtuale somministrata in teleriabilitazione nei pazienti con ictus cronico, diciamo, non solo ha la stessa efficacia della parte effettuata in patients, cioè in ospedale, ma provoca una riduzione della spesa di circa $700 a paziente. Inoltre potrebbe essere motivante e far risparmiare del tempo ai pazienti e ai caregiver. Come detto prima nelle precedenti relazioni, diciamo, l'ambiente 3D di realtà virtuale ci permette di, come dire, di manipolare quello che è il contenuto, quindi, diciamo, di far fare al paziente degli esercizi che sono di tipo compito specifico, ma anche proprio di aumentare la sua partecipazione e di portarlo verso gestualità che diciamo, gli sono molto molto più familiari. Ricordo che questo non è un aspetto banale, perché il chiudere il cerchio di un'intenzione di movimento con un gesto funzionale e familiare al paziente probabilmente, diciamo, aumenta il firing muscolare e l'eccitabilità corticale.
diciamo, vi porto come esempio a testimonianza della grande importanza che si sta dando a questo tipo di riabilitazione a casa con la realtà virtuale. Questo è un progetto europeo ultimato, diciamo, l'anno scorso, in cui un'azienda aveva proprio proposto l'utilizzo di Magic Glass proprio per somministrare la mirror therapy, diciamo, a domicilio del paziente nei pazienti con ictus. Invece qui parliamo di un dispositivo marchiato CE che non è una realtà virtuale, diciamo, immersiva, è una realtà virtuale non immersiva, o un biofeedback somministrato con XR Gaming, in cui, diciamo, è importante il concetto di continuum di cura, in cui il paziente inizia la cura per l'equilibrio, per l'arto superiore, nell'ospedale, ma poi quei concetti di cura con lo stesso software, ma ridotto di complessità, costo, lo si può continuare a casa, essendo monitorato anche dagli stessi fisioterapisti e dalla stessa equip medica. Questo continuum di cura è un aspetto molto importante anche come concetto di risparmio e sostenibilità per il welfare e i sistemi sanitari, perché ricordiamo che nei vari passaggi, dall'acuto al subacuto, dal subacuto all'ambulatoriale a domicilio, ogni qualvolta un paziente viene preso in carico da un'equip medica diversa, i costi si triplicano, perché, diciamo, non c'è un continuo di passaggio di funzionalità, di a che punto era arrivato, quali erano stati gli obiettivi svolti, quali erano state le indagini diagnostiche fatte. Quindi, diciamo, questo è un aspetto molto molto importante per la sostenibilità. Vado a concludere, diciamo, con un lavoro molto recente, diciamo, fatto dal gruppo di Tamburin e il professor Sandrini, in cui hanno revisionato quella che è la telemedicina e la realtà virtuale nella riabilitazione cognitiva, in particolare facendo, diciamo, una roadmap di quello che è successo durante la pandemia Covid, perché sappiamo che la pandemia Covid ci ha messo davanti a una realtà e ha accelerato fortemente dei processi che erano già in atto, ovvero quello del trasferimento delle cure a domicilio. La pandemia improvvisamente ci ha, diciamo, come dire, fatto capire che a casa abbiamo degli strumenti, abbiamo un collegamento internet e attraverso questi, diciamo, senza costi aggiuntivi, già possiamo somministrare parzialmente della terapia. Gli autori, attraverso questo grafico, diciamo, cercano di identificare dei punti deboli e ancora da sviluppare e quali sono le possibili soluzioni. Diciamo, sicuramente mancano ancora delle evidenze di teleriabilitazione in realtà virtuale, allora bisogna fare degli studi metodologicamente adeguati per sopperire a questa, diciamo, mancanza. Ci sono costi alti attualmente per la realtà virtuale, ma in futuro, diciamo, si andrà incontro all'abbassamento dei costi di tecnologie, non solo, rimborso dello Stato e delle assicurazioni potrebbero calmierare questi costi. Bisogna ridurre le barriere con la tecnologia e quindi bisogna fornire, ma in futuro questo si avranno, connessioni sempre migliori e tecnologia a basso costo. Bisognerà superare quello che è, come dire, una paura del digitale e della tecnologia di alcune fasce di popolazione, in particolare, diciamo, i più anziani, e gli autori qui diciamo, hanno l'idea di poter formare una specifica figura che potrebbe essere il neuropsicologo, in modo tale che possa lui educare a una sorta di tecnologie, a dei contenuti di approccio alle tecnologie a casa, i pazienti stessi, e inoltre bisogna ovviamente coinvolgere i stakeholders per ampliare, diciamo, la motivazione a questo tipo di terapia, in particolare le associazioni di categoria dei malati, dei pazienti. Concludo con una slide dedicata alla sostenibilità, che era un tema anche, diciamo, dell'attuale festival di realtà virtuale, e possiamo dire quali sono gli elementi di sostenibilità delle realtà virtuali in telemedicina. Sicuramente sono dispositivi leggeri, portabili e facili da usare, riducono i tempi persi negli spostamenti, in particolare da parte del paziente e del caregiver. Pensiamo solo a paziente che si deve spostare ambulatorialmente, che ha già dei problemi di equilibrio, di mal di schiena, eccetera, e tutto quello che, diciamo, a cui lo sottoponiamo. Riduciamo l'impatto della mobilità stradale nei centri urbani, quindi un minore impatto ambientale. Sono delle soluzioni che sono scalabili a diverse patologie e a diverse condizioni funzionali, una volta, diciamo, trovato la chiave giusta di applicazione. Riducono i costi sanitari, come abbiamo visto anche dimostrato già dalla letteratura, in particolare in quelle zone rurali che sono difficilmente raggiungibili da presidi ospedalieri di eccellenza, e ci danno la possibilità di trattare un ampissimo numero di persone. Concludo con una issue problematica, che è quella in futuro che dovrà essere affrontata in maniera sempre più rigorosa e sempre più importante. Ieri c'è stato un blocco totale per un'ora e mezza di Twitter a causa di un
di un attacco informatico, quindi la protezione dei dati e la protezione della funzionalità contro gli attacchi informatici sarà un issue importante per tutte le nuove tecnologie e la neuroriabilitazione. Grazie. Grazie a te Giovanni, ti chiedo di rimanere un secondo. Allora Giovanni, io ti ringrazio ancora per aver condiviso con noi la tua esperienza e per la bellissima presentazione. Abbiamo una domanda per te sulla chat dal vivo sul canale YouTube e nello specifico Fabrizio Clemente chiede che se secondo lei è utile o necessario definire dei PDTA, ovvero dei criteri di arruolamento stringenti per applicazioni cliniche VR. È una bella domanda questa. È una bella domanda impegnativa, però diciamo sicuramente dei percorsi e delle appropriatezze vanno definite e vanno prima chiaramente diciamo c'è bisogno prima di una fase di studi di ricerca clinica importante per capire il target della persona ideale, no? Diciamo, o come adattare diversi contenuti di realtà virtuale alle diverse patologie, al diverso grado di funzionalità. Una volta raccolti un'ampia casistica di dati, bisogna sì creare dei percorsi in cui vanno coinvolti gli ospedali per acuti, in cui va coinvolto il legislatore, perché deve essere un vero e proprio tipo di neuroriabilitazione elargita a casa con un diverso grado di presenza del terapista o del medico in, diciamo, online o in remoto. Però diciamo, sarà importante ed è la sfida più importante diciamo, alla quale i nostri sistemi sanitari saranno chiamati a rispondere, perché sarà impossibile dare neuroriabilitazione a tutti con l'aumento della vita media dei pazienti con ictus, ad esempio, e diciamo, con l'aumentare diciamo, dei pazienti che avranno un ictus nei prossimi anni. Perfetto, grazie. Allora, ringraziamo nuovamente il dottor Morone per aver condiviso con noi la sua esperienza, grazie ancora per la presentazione. E passiamo alla prossima relatrice, la dottoressa Sara Bucarras, che invito qui nella postazione. Ho il piacere di presentare la dottoressa Bucarras, è una mia collega, siamo cresciuti nello stesso laboratorio di provenienza, il laboratorio del professor Aglioti di Neuroscienze Cognitive e Sociali in Sapienza in Fondazione Santa Lucia. La dottoressa Bucarras si occupa prevalentemente dell'utilizzo della realtà virtuale per lo studio delle interazioni sociali, nello specifico delle interazioni motorie, e nella presentazione di oggi ci parlerà appunto della realtà virtuale nello studio delle interazioni motorie diadiche, quindi tra due utenti. E Sara, io ti ringrazio per aver accettato l'invito, per essere qui e grazie. Ti do la parola. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. La mia presentazione verterà sull'utilizzo della realtà virtuale nello studio delle interazioni motorie. Dunque, una delle linee di ricerca del nostro laboratorio si occupa di indagare in che modo noi riusciamo a coordinare i nostri movimenti con quelli di un'altra persona. All'apparenza svolgere delle azioni congiunte, quindi delle azioni con un'altra persona, può sembrare semplice, ma in realtà richiede dei processi sia neurali che cognitivi piuttosto complessi. Ad esempio si tratta di diciamo, integrare all'interno di una stessa rappresentazione l'azione che andiamo a compiere e l'azione che vediamo svolgere ad un'altra persona. La ricerca nelle interazioni motorie si utilizza dei paradigmi nei quali si chiede ad un partecipante sperimentale di coordinare i propri movimenti con quelli di un'altra persona. Ok, perfetto, grazie. Dunque, nella ricerca, sia in psicologia che in neuroscienze, si cerca di trovare un equilibrio ottimale fra quello che è il controllo sperimentale, quindi diciamo, la possibilità di misurare un fenomeno, un comportamento in modo preciso, e la validità ecologica, ovvero ricreare in laboratorio un ambiente che sia il più possibile simile a quello reale. In questo senso la realtà virtuale ci offre un buon compromesso perché da una parte ci permette di ricreare artificialmente un ambiente che è quantomeno simile a quello reale
ma allo stesso tempo ci permette anche di mantenere un buon controllo sulle variabili sperimentali. Ad esempio, nelle interazioni motorie io posso chiedere ad una persona di sincronizzarsi con un metronomo. Un metronomo è estremamente prevedibile, ma è sicuramente poco ecologico, nel senso che generalmente non andiamo a coordinarci con dei metronomi. Oppure posso chiedergli di sincronizzarsi con una persona che sarà un altro essere umano, che sarà sicuramente più ecologico, ma molto poco prevedibile, e questo andrà ad aggiungere rumore alla nostra misurazione. Quindi in questo senso possiamo usare la realtà virtuale come un ottimo compromesso fra queste due istanze. Ora farò un esempio tratto da un paradigma sperimentale che è stato utilizzato nel nostro laboratorio in diversi studi. Si tratta di un paradigma di interazioni motorie in cui il soggetto sperimentale indossa un caschetto e può controllare attraverso un controller i movimenti di un avatar virtuale che osserva in prima persona. Gli si chiede di coordinare i propri movimenti con quelli di un avatar visto in terza persona, e vediamo che qui abbiamo sia un buon controllo sperimentale, nel senso che il compagno virtuale si muove in modo prevedibile, nel senso che si muove come è stato programmato per muoversi. Il controller ci permette inoltre un buon controllo sui parametri di movimento dell'avatar in prima persona, e tuttavia abbiamo una buona validità ecologica perché il partecipante è immerso in questa riproduzione piuttosto fedele fatta dal nostro collega il dottor Thierry di una stanza, e soprattutto, cosa più importante, interagisce con un agente che ha delle sembianze umane e che si muove in modo, diciamo, naturalistico. Ok, quindi come vedete da questo video, nella parte grande vedete quello che vede il soggetto sperimentale, attraverso il controller, come vedete nell'immagine più piccola, muove il braccio virtuale. L'obiettivo di questo compito, di questo task, è arrivare a toccare insieme uno dei due target il più possibile in sincronia con il partner virtuale. Il soggetto riceve delle istruzioni che gli dicono di fare un movimento opposto oppure uguale. In alcuni casi, come avete visto dal video, l'avatar virtuale cambia inaspettatamente il suo comportamento, quindi sceglie un altro dito, e il partecipante sperimentale deve a sua volta adattarsi e cambiare per riuscire a fare un movimento opposto o uguale. Allora, questo paradigma è stato utilizzato in due diversi studi. Un primo studio ha utilizzato l'elettroencefalografia, quindi una registrazione non invasiva dell'attività del cervello. Questo studio è stato condotto da un mio collega, il dottor Moreau, e come vedete dall'immagine il soggetto sperimentale indossa la cuffia da EEG, indossa il visore e viene registrata la sua attività, l'attività elettrica del suo cervello mentre è impegnato nel compito. Ed è stato visto ad esempio un aumento dell'attività in banda teta, che è una specifica banda di oscillazioni di frequenze neurali, nelle regioni frontali. In un secondo studio abbiamo invece utilizzato la stimolazione transcranica, che è una tecnica di stimolazione non invasiva del cervello che utilizza un flusso di corrente molto debole per, diciamo, andare a modulare in maniera a frequenza specifica all'attività del cervello. E quindi il target è stato proprio questa frequenza teta nelle regioni frontali che siamo andati a modulare utilizzando questo flusso di corrente. Anche qua nell'immagine potete vedere che il partecipante sperimentale indossa la cuffia per la stimolazione, indossa il visore e svolge il compito. Quindi se nel primo caso andavamo a registrare, quindi a vedere che cosa sta succedendo nel cervello quando il partecipante è immerso in questo compito, in questo caso andiamo invece a modulare, diciamo, l'attività del suo cervello. E abbiamo visto che effettivamente i partecipanti miglioravano, quindi tendevano ad essere più bravi dopo la stimolazione in teta a coordinarsi con il compagno virtuale. Allora, in entrambi gli studi abbiamo osservato un fenomeno che viene
generalmente osservato in tutti gli studi che utilizzano la realtà virtuale, che è l'embodiment o incorporazione di cui parlava il dottor Thierry all'inizio. I partecipanti sperimentali percepiscono l'avatar visto in prima persona come se fosse il loro stesso corpo e riportano queste sensazioni. Una è il senso di agency, ovvero è la sensazione di poter controllare i movimenti dell'arto virtuale, e l'altra è ownership, ovvero il possesso, ovvero percepiscono questa sensazione che il braccio virtuale appartiene, fa parte del loro corpo. E quindi questo ci permette di utilizzare la realtà virtuale come una riproduzione fedele della realtà, perché diciamo i partecipanti esperiscono le stesse sensazioni che esperirebbero nella realtà reale. Ok, quindi vado a concludere. Quindi abbiamo visto che in che modo si può utilizzare la realtà virtuale per studiare le interazioni motorie e le azioni congiunte. Abbiamo visto che ci offre da una parte un buon controllo sperimentale, ma dall'altra anche una buona validità ecologica. Questo in virtù del fatto che il partecipante percepisce il corpo virtuale come se fosse il suo stesso corpo. E terza cosa, abbiamo visto che la realtà virtuale è compatibile con tecniche neurofisiologiche sia di registrazione che di stimolazione non invasiva del cervello, di cui ci parlerà nella prossima talk il dottor Casula. E io concludo, volevo ringraziare le persone che hanno collaborato agli studi che ho presentato e vi ringrazio. Grazie Lara. Sono io e siamo noi a ringraziare te per essere venuta qui. Grazie. E aver condiviso la tua esperienza. Abbiamo visto quindi che grazie alla tua talk l'utilizzo nella realtà virtuale e nella ricerca di base, quindi interessantissimo anche l'utilizzo della stimolazione cerebrale per andare a migliorare lì dove possibile l'interazione sociale. Questo è un argomento decisamente importante. Ti auguro tutto in bocca al lupo per grazie. Il proseguo degli studi e grazie ancora per essere venuta. E passiamo all'ultimo relatore di questo panel di questa mattina. Ho il piacere di invitare qui in postazione il dottor Elias Casula. Spenderò giusto un paio di parole, oltre a ringraziare per la sua presenza e del suo intervento. Elias è un ricercatore esperto che lavora presso la Fondazione Santa Lucia, esperto nell'utilizzo delle nuove tecnologie quali l'elettroencefalogramma e la stimolazione magnetica transcranica per andare a indagare le risposte neurali sia in persone sane sia in persone con deficit neurologici. Mi approfitto anche per dire che il dottor Casula è risultato recentemente l'anno scorso di un importantissimo premio europeo quale la Marie Curie, e quindi abbiamo il piacere di presentare il dottor Elias Casula e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie mille a voi, grazie a te Gaetano, al dottor Thierry, siamo anche amici, quindi ti ringrazio per l'invito e ringrazio tutti voi che siete per l'organizzazione. Allora, io sono un ricercatore della Fondazione Santa Lucia di Roma, come ha già detto il dottor Thierry, e oggi vi presenterò un intervento da questo titolo particolare, Knocking on Brain's Door, ossia bussando alla porta del cervello. Alcuni di voi avranno colto la citazione del grande Bob Dylan, e proprio da questa metafora del bussare alla porta del cervello oggi vi parlerò di alcuni strumenti innovativi nel campo delle neuroscienze che ci permettono di bussare alla porta del cervello, ossia di stimolarlo in modo del tutto non invasivo, ossia in modo non doloroso e non fastidioso per il soggetto. Come possiamo bussare alla porta del cervello? Questa è la prima domanda che caratterizzerà la mia presentazione, mentre nella seconda parte vorrei spiegarvi come possiamo ascoltare la risposta del cervello una volta che bussiamo alla sua porta. Sono questi due temi centrali della mia presentazione. E dietro la prima domanda, come possiamo bussare alla porta del cervello, c'è questo strumento
chiamato stimolazione magnetica transcranica o TMS, che a dispetto di questo nome che può generare, diciamo, le peggiori scene che abbiamo visto in film o fumetti, questo nome un po' inquietante, si cela in realtà uno strumento del tutto inoffensivo e anche relativamente semplice da utilizzare. La TMS fondamentalmente si compone di questo macchinario e di questo strumento che si chiama coil, che è uno strumento di plastica che ha dentro degli avvolgimenti di fili di rame, e questo coil produce dei campi elettromagnetici, dei deboli campi elettromagnetici che sono in grado di stimolare il cervello, di bussare alla porta del cervello in modo non invasivo, non fastidioso, non doloroso e non dannoso, ok? Quindi in modo del tutto reversibile. E che cosa possiamo fare con la TMS? Quali sono alcuni trucchetti che possiamo far vedere usando la TMS? Beh, intanto se diamo uno stimolo, quindi un campo elettromagnetico nell'area motoria. Cos'è l'area motoria? L'area motoria è l'area deputata al movimento, quindi al movimento dei nostri muscoli. Ad esempio, se diamo un impulso elettromagnetico nell'area motoria della mano, avremo un movimento della nostra mano. Okay? Però non finisce qui. Se noi utilizziamo la TMS in modo ripetitivo, cosa vuol dire? Che diamo più impulsi elettromagnetici in una data area, possiamo andare a modulare l'attività cerebrale, l'attività dei neuroni, che sono le cellule che compongono il nostro cervello. E possiamo andare a potenziare questa attività o a depotenziarla, ok? In modo del tutto reversibile, in modo del tutto non invasivo, ribadisco. Ora, detto ciò, abbiamo visto come possiamo bussare alla porta del cervello, però come possiamo ascoltare la risposta del cervello una volta che bussiamo alla sua porta? E le risposte del cervello sono fatte in tanti modi, sarebbe complicato spiegarle tutte qui, però una parte di queste risposte possiamo chiamarle biosegnali. Sono dei segnali fisiologici che emette il cervello, che molti di noi magari avranno visto. Sono simili ai segnali, ad esempio, che registriamo quando c'è un terremoto. Sono delle oscillazioni, fondamentalmente. E per ascoltare questi segnali abbiamo bisogno di altri strumenti. Uno di questi si chiama elettroencefalografia o EEG. Anche l'EEG, ci tengo a precisare, è uno strumento del tutto non invasivo. Si tratta di una sorta di cuffietta, simile alle cuffiette da piscina, solo che ha degli sensori che si chiamano elettrodi, che ci permettono di registrare in modo non invasivo i segnali che il cervello emette, ci permettono di ascoltare la risposta del cervello. Qui vi ho preparato un piccolo esempio, un piccolo video per farvi vedere che cosa risponde il cervello, ad esempio se stimoliamo l'area motoria, l'area deputata al movimento. Che cosa vediamo? Innanzitutto queste macchiette rosse che vediamo in basso su questo cervello sono le aree che si attivano. Quindi cosa vuol dire? Che se noi stimoliamo un'area del cervello, lui risponde in modo complesso, cioè tutte le aree cerebrali che sono connesse all'area che stimoliamo si attivano in un determinato istante temporale. Quindi abbiamo una risposta nello spazio. Poi queste onde che vediamo in alto sono anche queste delle risposte cerebrali nel tempo, ci fanno vedere quando il cervello risponde. E il significato fisiologico di queste onde è parecchio complesso, però posso dirvi che rappresentano degli indici per capire la risposta del cervello in diversi istanti temporali. Ora, vediamo alcuni esempi. Abbiamo visto più o meno che cosa ci risponde il cervello quando stimoliamo, quando bussiamo alla sua porta. A che cosa ci serve però bussare e ascoltare il cervello? A tante cose. Ad esempio, possiamo capire il suo stato di salute dopo un ictus. E questo è un esempio di uno studio che abbiamo fatto con il laboratorio di neuropsicofisiologia del professor Koch alla Fondazione Santa Lucia. Quindi avevamo un campione di pazienti che avevano subito un ictus cerebrale, che è rappresentato da questa, ad esempio, questa macchia rossa che vediamo qua in questo cervello. Che cosa facevamo? Con la TMS andavamo a stimolare alcune aree cerebrali
e a leggere le risposte. E quello che potete vedere, anche se non posso, non c'è il tempo di spiegarvi nel dettaglio l'esatta risposta, quello che possiamo vedere è che aree cerebrali lesionate, quindi a seguito di un ictus, e aree cerebrali sane danno risposte diverse. Si vede occhio nudo come questi due grafici sono completamente diversi e nello specifico rappresentano la reattività di un'area, ossia quanto quell'area risponde se bussiamo alla sua porta, quanto è viva. E quindi questo è importante per capire quali sono le aree più colpite da un ictus, ad esempio. O ancora, bussare e ascoltare il cervello ci serve per riabilitare alcune funzioni. Ad esempio, nella malattia di Alzheimer, che molti di voi conosceranno, una brutta malattia neurodegenerativa, ossia una malattia che peggiora nel tempo. E una delle funzioni del cervello che vengono maggiormente compromesse nella malattia di Alzheimer è la memoria. I pazienti Alzheimer hanno delle grosse perdite di memoria ed è anche una delle principali funzioni che viene colpita in modo precoce nella malattia. In questo studio che abbiamo sempre svolto nel laboratorio del professor Giacomo Koch alla Fondazione Santa Lucia, abbiamo stimolato, stavolta in modo ripetitivo, quest'area posteriore che si chiama precuneo. Ha un nome particolare, un'area che sta posteriormente al cervello ed è piuttosto profonda. Ed è importante perché è legata a un insieme di aree che sono importanti per la memoria, quindi sottendono alle funzioni di memoria. Che cosa abbiamo fatto? Stimolando ripetutamente il precuneo, siamo riusciti a migliorarne la risposta fisiologica, quindi a riattivare quest'area dal punto di vista della risposta. E la cosa più interessante è che quando andavamo a migliorare la reattività del precuneo, andavamo anche a migliorare le prestazioni a un compito di memoria di questi pazienti. Quindi riuscivamo a migliorare la memoria dei pazienti di circa il 20%. Vado con l'ultimo esempio, e qua mi voglio ricollegare alle belle presentazioni che hanno fatto i colleghi precedentemente, quindi a citare anch'io la realtà virtuale, anche se è un campo di cui non sono esperto. Questo è uno studio che abbiamo fatto in collaborazione con il dottor Thieri e il professor Agliotti. È uno studio in cui abbiamo usato il TMS EEG, quindi abbiamo bussato e ascoltato il cervello dentro la realtà virtuale per capire come funziona il cervello quando andiamo a incorporare un braccio virtuale. Quindi che cosa succedeva? Avevamo un insieme di macchinari abbastanza complesso. Avevamo la TMS che stimolava l'area motoria che sottende al movimento della mano. Avevamo un EEG per registrare le risposte del cervello e avevamo un caschetto di realtà virtuale. Qui i soggetti potevano vedere un braccio realistico, perfettamente allineato col braccio reale, delle stesse dimensioni, oppure un braccio spezzato, quindi un braccio che non era plausibile, un braccio surrealistico potremmo dire, che quindi non andavano a incorporare. Quello che facevamo fondamentalmente era vedere la risposta del cervello, ascoltare il cervello e in particolare l'area motoria della mano durante l'incorporazione di un braccio virtuale, e abbiamo visto come l'attività delle aree motorie cambiava in modo molto forte in concomitanza con l'illusione dell'incorporare il braccio virtuale, e così potevamo avere una risposta nel tempo e nello spazio. Vado a concludere, quindi che cosa vi ho voluto comunicare con questa breve presentazione? Uno, che con la TMS possiamo stimolare il cervello in modo del tutto non invasivo, in modo del tutto reversibile. Due, che tramite l'elettroencefalogramma possiamo registrare, ascoltare il cervello in modo del tutto non invasivo, e che la combinazione di queste due tecniche ci permette di studiare come funziona il cervello durante attività cognitive complesse, come per esempio nella realtà virtuale con l'embodiment, ma anche di riabilitare funzioni come la memoria o il movimento in patologie neurodegenerative. Io vi ringrazio e saluto anche il mio laboratorio, l'unità di stimolazione cerebrale non invasiva del professor Giacomo Koch. Grazie.
Grazie. Grazie mille per la presentazione, ne approfitto per salutare anch'io il laboratorio del professor Koch. E, con quest'ultima presentazione abbiamo visto che anche le strumentazioni utilizzate nell'ambito delle neuroscienze, quali ad esempio l'elettroencefalogramma o la stimolazione magnetica transcranica, ovviamente giocano un ruolo fondamentale, ma possono essere combinate con la realtà virtuale per dar vita a dei nuovi setup sperimentali e quindi con la speranza di future applicazioni, soprattutto nell'ambito clinico. Quindi con quest'ultima presentazione di Elias, mio collega, anche mio amico, sono contentissimo di aver concluso così questo primo simposio. Ringrazio di nuovo gli ospiti che abbiamo avuto nella giornata di oggi, spero per gli spettatori sui canali social che questo simposio in qualche modo abbia acculturato o diciamo fornito delle informazioni nuove per loro. Se volete avere delle informazioni specifiche, volete mettervi in contatto con i relatori della giornata di questa mattina o anche quelli che ci saranno dopo, potete scrivere o nella chat del canale di YouTube oppure sul sito di Virtual Reality Experience, dove ci saranno le mail dei singoli relatori. E con questo io concludo e ringrazio nuovamente tutti per questo primo panel della giornata del Virtual Reality Experience e vi ridò appuntamento fra 10 minuti che inizia il prossimo panel. Grazie a tutti.